Good morning internet, siamo Simo e Dani in Arte Mock the Buddha e per gli amici i mock. Come vedete c'è stato un cambio di location perché in effetti saremmo in vacanza ed è anche il motivo per cui abbiamo ritardato così tanto quest'ultimo episodio di Mocking Got. Ma bando alle ciance ed entriamo subito nel vivo della puntata. Sigla! La puntata inizia con l'atteso incontro fra tutti i personaggi rimasti vivi nella serie. Al Tempio del Drago si ritrovano faccia a faccia Cersei, Jamie, Tyrion, Brienne, Jon Snow, eccetera eccetera, insomma tutti, tranne Daenerys, che ormai ci ha preso gusto con l'entrata a effetto e adesso le manca solo di mettere il LED sotto il drago per diventare la regina dei... Tamar! Scusate, ma mi sono dovuta fermare a fare il GPL al drago. Non mi interessa, sei in ritardo. Maya hi, Maya hu. Com'era il titolo di questa canzone? Ah sì, Drago Steadin Tei. Sì, lo abbiamo capito che è un drago. Ti spiezzo in due. Come, scusa? È una citazione. Quella di Ivan Drago. Uccidetemi male. Comunque, al di là dei tentativi di bullismo di Daenerys, diciamo che la riunione sembra andare piuttosto bene. Pare di essere uno di quei tipici pranzi di Natale in cui tutti si odiano ma fanno finta di volersi bene. E chiaramente anche in questo caso non mancano gesti di cortesia e simpatici regali. Il mastino minaccia di morte il fratello, Euron offende gratuitamente il nipote e Cersei riceve il regalo più bello, un simpatico e pucciosissimo zombie. Insomma, tutto sembra risolversi per il meglio, ma poi Jon Snow decide di prendere la parola e tutti ripongono grandi speranze in lui. Arriva uno con le palle quadre! Ale! Dai, Cersei ha solo chiesto di rimanere neutrale. È fatta, siamo a cavallo! Che poi dai, ora gli dai il contentino e poi tec! Facciamo come ci pare. La freghiamo facile. Dai Jon, intortala per bene. Ringrazio Cersei per l'offerta. Ma rifiuto e vado avanti. Nonostante l'incompetenza diplomatica di Jon, la trattativa viene miracolosamente salvata dall'incredibile discorso di Tyrion che non ci viene mostrato. Ok, è il momento di dare il meglio di noi e scrivere il miglior dialogo che la serie abbia mai visto. Ma io tra mezz'ora il calcetto. Ah, vabbè, allora saltiamola a più e pari. Prima di proseguire abbiamo l'obbligo morale di menzionare la scena più trash mai concepita per l'intera serie di Game of Thrones, il combattimento fra Theon e uno degli Uomini di Ferro. Praticamente qui gli sceneggiatori all'apice della creatività hanno concepito uno scontro che Theon riesce a vincere grazie al fatto che non ha le palle. No no, ma davvero, cioè è andata così, praticamente lui prende una serie di legnate lì e nonostante questo rimane in piedi e ci fa anche un po' il buono. Un capolavoro del genere non si vedeva da lontano 2011. Comunque le scelte discutibili di sceneggiatura non finiscono qui ed è per questo che è arrivato il momento di introdurre una nuova rubrica, il fanservice time. Fanservice time. Andiamo a vedere la classifica delle svolte più paracule e accontenta spettatori. Al quarto posto, Jamie, che una volta scoperta l'intenzione di Cersei di tradire l'alleanza, decide di cambiare schieramento. Bravo Jamie, vai a morire fra i buoni! Al terzo posto, Dito Corto, che dopo aver manipolato anche Muri fin dalla prima stagione, si fa fregare da due adolescenti in piena crisi ormonale e muore. Bene, ma non benissimo. Al secondo posto, Bran, che finalmente decide di sbottonarsi e rivela a Sam l'identità reale, in tutti i sensi, di Jon Snow. Apprezziamo lo sforzo, ma ormai l'aveva capito anche l'omino pazzo che combatteva con l'aria. E al primo posto, non tanto la telefonatissima scena di sesso fra Jon e Daenerys, quanto il culo di Jon!
settima stagione si chiude con una scena davvero davvero imprevedibilissima. Da una parte abbiamo un tizio che cavalca un drago e dall'altra un enorme freddo ammasso roccioso. Che cosa potrà mai accadere? No, non esattamente. Ovviamente il Re della Notte scioglie la barriera grazie a Viserys Zombie e permette così all'intero esercito dei non morti di attraversarla. La puntata finisce in questo modo, come nella migliore tradizione del coito interrotto delle serie televisive. Ma noi siamo assolutamente tranquilli, perché tanto alla prossima stagione mancano solo 392 giorni. Per quest'anno Mockingbird finisce qui. Ma mi raccomando, continuate a seguirci perché molto molto presto arriveranno delle interessantissime novità. Noi produrremo delle nuove rubriche e ovviamente continueranno a uscire anche tutti i video dei nostri colleghi. Quindi per alleviare l'attesa iscrivetevi al canale, guardate tutti i video della crew e fate un salto anche sulle pagine Facebook di Mock the Buddha e non solo film. Goodbye internet!